addirittura dai corsi di formazione. Però voglio dirti una cosa, in particolare che abito in un comune anche piccolo, diciamo che è anche facilitato perché prima di tutto che potete vedervi più facilmente dal vivo, quindi il confronto del fare le scelte lo potete fare anche veramente in maniera molto più facile rispetto a una città grande come Palermo. Dopodiché c'è l'altra piattaforma che noi utilizziamo, che è Meetup, che non è altro che un forum. Quindi se ci sono delle argomentazioni di cui volete parlare poi in maniera virtuale, potete semplicemente aprire i topic che sarebbero le discussioni e iniziare a parlarne là. Però poi per quanto riguarda le scelte delle attività da portare nel comune, quindi in una tra virgolette piccola realtà, potete farle benissimo dal vivo con le riunioni, che hanno tra l'altro il vantaggio rispetto agli quiz feedback di avere un confronto, di parlarvi, di cercare prima di arrivare a una votazione, come vi dicevo prima, di arrivare prima di tutto a una visione più condivisa possibile della data cosa da scegliere e poi passare alla votazione. Questo ovviamente non toglie niente agli quiz feedback, che è una cosa che noi come movimento portiamo avanti, voglio dire, abbiamo scritto il nostro programma in questa maniera, però una cosa non esclude l'altra. A proposito di una cosa non esclude l'altra, rispondo alla seconda domanda, quella dell'ambiente. Sicuramente l'ambiente nel senso più ampio del termine prende diversi campi. Sicuramente il Movimento 5 Stelle ha sempre portato avanti battaglie per quanto riguarda l'ambiente, nel senso di ambiente per come dire, però anche altre cose come la legalità, eccetera. Però questa cosa, il fatto che noi promuoviamo ad esempio la strategia rifiuti zero, non esclude il fare iniziative per quanto riguarda l'integrazione degli immigrati. È tutta una questione di forze. Cioè, se c'è un gruppo piccolo, come spiegava poco fa Salvo, magari si può iniziare a pensare a un'iniziativa sul territorio per volta. Quando il gruppo si allarga, come ad esempio è a Palermo, come è accaduto ora a Bagheria, sicuramente vi potete, come già stanno facendo i ragazzi di Bagheria, dividervi in gruppi tematici e ogni gruppo, cioè il gruppo cultura, si occuperà, anzi sta proprio in questi giorni lavorando su un'iniziativa per Natale, per i poveri, organizzando una cena, organizzando un mercatino del baratto, ad esempio, e un altro gruppo dell'ambiente che magari ieri ha organizzato il Compost Day. Quindi questo è una questione di organizzazione e di forze a disposizione. Poi per quanto riguarda la terza cosa, che ho dimenticato in questo momento, che cosa avevi... Informazione politica o progressiva. Ah, risponde lui, Zor. Allora, che già la risposta in realtà, diciamo, l'ha data Claudia e ce la stiamo dando noi. Io con il tema di corsi di formazione politica autogestiti non sono altro che il confronto costruttivo che facciamo costantemente. Cioè il vedersi vis-à-vis, il parlare costantemente sulle problematiche che ha il territorio, questa è la politica e questa è l'unica formazione autogestita che noi portiamo avanti. I meeting, diciamo, sono piattaforme, strumenti che permettono la comunicazione anche in differita a distanza di persone, ma l'autogestione, la formazione e il confronto, che può essere, diciamo, il confronto in senso lato, cioè invitare persone che non la pensano anche come noi, vedere gli altri punti di vista, capire, renderci conto, studiare. Questo, diciamo, noi e tutti i vari gruppi che poi staccandosi, diciamo, dal virtuale e riportando il tutto al reale. Quindi in realtà questo, diciamo, è un esempio, il gruppo di Castelbuono so che sta facendo già questo, perché fanno delle riunioni e si organizzano, con la Bagheria fanno tutti. Attualmente è questo, è difficile pensare ad oggi come corso di formazione canonico che noi abbiamo in testa, cioè qualcuno che spiega qualcosa, perché noi, parlo sicuramente di noi, io non saprei come spiegare a voi, cioè io l'unica cosa che sono qua ad oggi è soltanto riportare un'esperienza, cioè l'esperienza, il mio percorso che ho fatto sia a livello individuale sia collettivo, che sicuramente ci ha fatto crescere, ci ha fatto fare tanti errori, però in maniera costruttiva tutti assieme, come gruppo che lavora nel territorio, poi abbiamo ottenuto dei risultati. Quindi come formazione non dobbiamo intendere solo semplicemente quella canonica, che vediamo qualcuno che spiega qualche cosa, ma la formazione, per questo diciamo anche per me, autogestita e in confronto. Confronto aperto e diverso. Cioè,
c'era possibilità. Qua c'era. Parliamo di questo enorme debito pubblico, per esempio, si parla di 2 milioni di miliardi,
non so che numero sono perché vorrei sbagliare 2000, non lo so, assai. Esatto, come che si è arrivati a tanto? Per quale motivo in Italia è così grande e in altri posti per meno? Quindi questo potrebbe essere un altro argomento. Un altro argomento, cioè gli argomenti sono i più disparati, è la possibilità di parlarsi in una serata a tema fondamentalmente, in una o più serate con un certo tema, dandosi un progetto di discussione comune. Il fatto di parlarsi da di noi poi è bellissimo, perché fondamentalmente partiamo dal presupposto di confrontarci con persone di cui abbiamo fiducia. E a livello politico avere fiducia, diciamo, chi legge un po' il giornale sa che è una cosa, diciamo, rarissima. Niente, questo lo volevo dire. Volevo dare qualche suggerimento, tutto diciamo dalla nostra esperienza a Palermo. Intanto io sono Riccardo Muti e mi scuso per il ritardo. Noi abbiamo avuto, dopo tanti anni di attivismo, io mi sono attivato dal primo V-Day nel 2007, quando diciamo nessuno conosceva ancora Meetup, niente almeno il movimento che ancora non era nato. E poi ovviamente, come sapete, o comunque come probabilmente avete sentito, a maggio, a maggio abbiamo affrontato le elezioni, una campagna elettorale abbastanza, diciamo, difficile e impegnativa. Però quello che mi sento di consigliare, soprattutto a chi cerca di attivarsi o a formare un nuovo gruppo, perché ho capito che ci sono persone di vari comuni, è quello di parlarsi chiaramente, cioè di sapere bene che cos'è il movimento. Perché qual è il rischio? Il rischio è che quello, oltre ad avere degli attacchi esterni, cosa che è normalissimo, ci sta nel gioco, si rischia poi di avere degli attacchi interni, cioè delle discussioni interne che minano il gruppo e ovviamente lo indeboliscono, perché rallentano quello che è il lavoro vero, come diceva Claudio, di stare sul territorio e parlare di idee e raccogliere suggerimenti di altre persone. Quindi la cosa migliore che è assolutamente da fare è, quando le persone si avvicinano, dire chiaramente quali sono le regole e i paletti del movimento. Cioè, se tu già sei una persona che ha già fatto politica, non puoi stare nel movimento, puoi dare un contributo, ma se tu hai intenzione di candidarti, cioè, te lo dico chiaramente all'inizio, così poi non creo equivoci dopo. Se tu sei una persona che sta nel movimento perché pensa di guadagnarci qualcosa a livello economico, non candidandoti ma tramite altre vie, anche lì te lo dico subito, non c'è storia. Se hai intenzione di avere una certa visibilità, te lo dico subito, non c'è, cioè nel movimento c'è da rimettere o da donare tempo, fatica, soldi, piuttosto che guadagnarci. Il guadagno è più che altro morale, di soddisfazione, di contribuire in un piccolo cambiamento che ovviamente è grande, ma ognuno di noi, Claudio, Giorgio, Salvo e così via, e Riccardo, Alessio, Savante, eccetera eccetera, stanno dando. Poi magari io da 5 anni che sono attivo, magari fra 5 decido un attimino di riposare e di fare altro, ho partecipato a questo piccolo cambiamento. Quindi il primo consiglio è parlare chiaro fra le persone che formano un gruppo Meetup e poi con chi ogni volta viene nuovo. Noi tempo fa in Orrei di Benvenuto abbiamo distribuito un piccolo questionario, tanto per fare delle domande basse sulle cose del movimento, e c'erano persone che rispondevano che erano a favore dell'inceneritore. Ora, lasciando stare il contenuto dell'essere a favore o contro l'inceneritore, ma se ti avvicini al movimento, vuoi far parte del movimento, non puoi essere a favore dell'inceneritore, perché è già un elemento base che caratterizza l'essere il Movimento 5 Stelle. Se tu già non sei a favore del rifiuto dei rimborsi elettorali, o pensi che i soldi dei rimborsi elettorali dovrebbero essere utilizzati in altro modo, però dovrebbero prenderli, già nascono problemi. Quindi è meglio parlare in maniera chiara piuttosto che avere problemi dopo. Perché nessuno obbliga le persone a far parte del Movimento 5 Stelle. Purtroppo ormai il Movimento 5 Stelle è diventato un po' una moda, perché è molto conosciuto, ha successo, ha uno studio elettorale, ma noi non dobbiamo tendere a sommare voti di persone che non hanno capito di che stiamo parlando. Noi dobbiamo semplicemente sommare idee e una nuova coscienza. Se poi questa diventano voti,
bene, ma se non diventano voti va bene uguale, non è l'obiettivo del Movimento 5 Stelle ottenere tanti voti per fare un cambiamento politico. Noi dobbiamo fare prima di tutto un cambiamento culturale, che lo possiamo chiamare rivoluzione, che lo possiamo chiamare cambiamento, miglioramento culturale, questo diciamo ognuno può scegliere la parola che meglio preferisce, però l'obiettivo del Movimento 5 Stelle, mi sembrerà incredibile, è quello finale, è sparire. Cioè l'obiettivo del Movimento 5 Stelle è che questo paese non abbia più bisogno di persone come tutti noi che obbligano l'opinione pubblica a, a portare a parlare di riduzione dei costi della politica, di parlare di non mettere indagati nelle liste o candidati alle primarie, come ha detto Alfano. Ma 10 anni fa uno del PD non avrebbe mai detto di non candidare degli indagati nelle primarie. Attenzione, anche qui il gioco di parole è bellissimo, perché può avere delle liste per la volta di candidati. Però sono argomenti che abbiamo messo nel tavolo della discussione e che con difficoltà i partiti stanno cercando di affrontare. L'obiettivo qual è? Far sì che cambi il paese, nel senso dei cittadini, non nel senso dei politici, prima di tutto nel senso dei cittadini, per poi ovviamente cambiare la classe politica e tutti i comportamenti che ruotano attorno al movimento. Il rischio è che si danno dei voti a delle persone, a un movimento, senza capire o pretendendo dai nostri deputati in questo caso una rivoluzione in tempi rapidissimi. Perché io ieri eravamo a Piazza Piana di Albanesi e c'era per esempio una persona che ha fatto una domanda sull'auto a Giorgio, e ovviamente loro sono in crisi, sono in difficoltà, hanno tantissimi debiti e probabilmente il 31 dicembre sono in mezzo alla strada. Ma ora non è impossibile chiedere a Giorgio o a chi per lui di risolvere un problema creato in decenni e decenni di sprechi, clientele, cattiva politica. Ora arriva Giorgio Ciaccio e che è Superman, che deve risolvere un problema all'improvviso in neanche un mese, perché l'insediamento sarà il 4, forse il 4 dicembre. E cosa dovrebbe fare Giorgio Ciaccio? Trovare dei soldi che non ci sono in una regione che ha miliardi di debiti? Noi la prima cosa che dobbiamo chiedere a loro è semplicemente di avere il coraggio di dire la verità, che possono essere notizie buone e notizie negative, e noi dobbiamo avere come cittadini l'onestà intellettuale e la volontà anche di ascoltare sia le cose belle sia le cose negative. Però l'importante qual è? Che loro ci dicano sempre la verità, che loro riportino fuori quella che è la vera situazione della regione e del loro lavoro, e non un qualcosa tanto per accontentare perché dobbiamo avere voti. A noi non ci interessa niente avere voti, considerate che noi a Palermo, quelli della GES, per esempio, io, portavoce del gruppo di Palermo, dicevo: signori, la verità è che il comune ha un debito mostruoso, voi sapete benissimo che la maggior parte di voi è entrato da un clientele, non ci sono le condizioni per poter continuare a mandare avanti un'azienda che è costantemente in perdita. Quindi il vostro futuro nell'immediato è quello di non poter lavorare come sta lavorando ora, perché il comune non si può permettere questo. Dice: ma te non ti voteranno mai lo stragesimo, e qual è il problema? Io intanto però dico a quelle persone che non sono all'interno della GESIP, quindi tutti gli altri cittadini, in questo caso di Palermo, cosa abbiamo detto? Signori, noi non vogliamo più alimentare un sistema che ti prometto qualcosa, ti illudo prima della campagna elettorale per ottenere dei voti, ma semplicemente tutelo quelle persone che non hanno lavorato tramite clientele, che sono state disoccupate, che non hanno avuto la forza di lamentarsi, di protestare con l'amico politico per ottenere quel favore. Quindi magari sono casalinghe, studenti che stanno a casa, sono in difficoltà e non hanno mai avuto la possibilità di lavorare. Allora io dico, e ho fatto questo discorso, ma cosa è meglio? Illudere quelli della GESIP dicendo vi troveremo un posto, vi metteremo, vi assumeremo al comune, o dire questi soldi non si sprecano più e se ci saranno dei soldi li useremo per dare e creare delle occasioni di lavoro per la gente che è stata sempre emarginata da questi elementi della politica che sono stati creati? Quindi questo è il principale concetto del Movimento 5 Stelle: dire la verità e portare dentro quelle che sono le esigenze della popolazione. Però devono essere delle esigenze che devono anche comprendere che non abbiamo messo Superman là dentro, ma abbiamo messo dei cittadini come noi, che ovviamente fanno e faranno il massimo che possono agendo nel bene comune della sostenibilità, ma che sicuramente non possono risolvere dei problemi causati
creati in decenni e decenni di una politica che noi stessi abbiamo votato in maniera più o meno consapevole. Cambiare idea su certe cose, per esempio sull'inceneritore, ripetono l'inceneritore, io ero a favore dell'inceneritore, giustamente questi sono problemi talmente complessi che, perché si sono avviate diverse strade, non è che possiamo tornare indietro in pochi anni o comunque avviare un percorso che dura 3-4 anni, sono percorsi di lunga durata, quindi dobbiamo avere un'idea comune, dire di no, se diciamo di no e lo condividiamo tutti all'inceneritore, giustamente avviare questa campagna. Di queste opere di convincimento, queste campagne ambientali, nel senso ampio del termine, e cercare, ci proveremo di potenziare la differenziata e quant'altro. Quindi, però dico, io sono convinto che no, tutto ecco, il discorso è molto complesso, perché c'è una dietro all'ambiente, c'è una macchina burocratica mostruosa, giusto? Correggetemi se mi sbaglio, c'è una macchina burocratica che noi non ne siamo neanche, non ce l'immaginiamo neanche. Io leggo i giornali, insomma, cerco di documentare, ma io ci capisco ben poco certe volte, certi marchi ingenti, quindi, però mi posso pagare anche le altre certe cose, non è che è detto che l'inceneritore in senso assoluto sia la soluzione, giustamente sono temi complessi. Ora io vorrei una domanda proprio diretta, proprio visto che ci stanno le relazioni parlamentari, per quanto riguarda la sburocratizzazione regionale, questo è un altro tema complessissimo, però dico, penso che ci sia già, c'è già una piattaforma, siamo tutti d'accordo sul fatto che la burocrazia regionale, quello regionale, diciamo è molto macchino, è complessa. È un soffocante. Dico, c'è un piano, porterete diciamo, in Parlamento insomma, un piano, una piattaforma per cercare di ridurre, di allargare certe norme, si possono fare delle bonifiche anche semplici, ma che senza utilizzare soldi, quindi che costano ben poco, per esempio allargare. Ora sarebbe è un tema complesso. Qua non voglio entrare molto nel merito, però diciamo l'amministrazione degli enti locali funzionano con diversi marchi, come quelli del silenzio assenso, delle organizzazioni, poi per dire le Madonie c'è la Sosprima, che è uno sportello unico in cui ci sono le conferenze di servizi, si riuniscono tutti gli enti locali e tutti diciamo, gli enti che devono dare le autorizzazioni e poi si approva questa cosa, si dà l'autorizzazione per dire a costruire, per utilizzare qualunque tipo di progetto, che sia o no finanziato. Ora dico, questi tempi di attesa, questi marchi tempi si possono perfezionare proponendo delle norme. Dico, avete già in mente di portare in Parlamento delle domande e delle piattaforme? Come ha detto lui, è la situazione diciamo è complessa, però darò delle risposte per capire. Allora, sicuramente lo snellimento della burocrazia noi cercheremo di portarlo avanti, perché
che si associa alla valorizzazione del territorio, delle imprese, è tutto un settore molto particolare, però bisogna fare capire spesso, come appunto già ne stiamo parlando, che alcune cose le potete fare già voi con le operazioni direttamente di fiato sul corpo. Faccio degli esempi. Allora, alcuni parametri, che qua c'è anche gente che studia il settore, sono legati a delle leggi più precise, regionali, ma non solo, anche nazionali. Ma altre cose, come snellimento della burocrazia, a volte basta nulla, basta una circolare di un dirigente, faccio un esempio studio, che dice ai funzionari e poi allo sportello: guardate che a me per richiedere, per fare un muretto, basta soltanto questo. Poi noi controlliamo ed eventualmente intrigiamo. A volte basta, diciamo, anche molto poco per snellire la burocrazia. Fermo restando che, e quindi già questo, siete voi che dovete iniziare a prestare i sportelli unici, a capire bene, diciamo, dove, come cittadino, fare capire al funzionario, a, diciamo, tutta la gerarchia, che realmente stanno ostacolando tante cose. Fermo restando ci sono dei paletti comunque, poi sono perfetti. Poi adesso ci sarà anche una risposta anche più tecnica. Per quanto riguarda invece la parte iniziale che tu hai accennato, sul inceneritore già abbiamo una bella posizione chiara, ma in generale il movimento, e farlo quasi a carattere poi nazionale, non prende in sé per sé una posizione sulle grandi opere. Facciamo un esempio, sul ponte. Ci sono tanti cittadini che si battono per il ponte, ma quello che noi diciamo è: inseriamo degli strumenti idonei per la cittadinanza, per fare decidere. Cioè, mettiamo, diciamo, e applichiamo il referendum con le regole ben precise e diciamo: lo vogliamo, non lo vogliamo, allora, senza quorum. Quindi tutti si recano, votano, e la cittadinanza, questo è il concetto anche di bene collettivo, che è interessata e che partecipa al momento, decide. Perché poi a volte sono passate questioni strane sul movimento, fuori dall'euro, non dall'euro, non dall'euro, cioè questioni anche, diciamo, molto più complesse. Noi alla fine siamo questo, quello che vogliamo da cittadini, tutti, non perché noi siamo attualmente dentro le istituzioni, ma io ti parlo come siciliano, come cittadino italiano, europeo. Io voglio degli strumenti per poter dire alla mia classe dirigente: io ho questo pensiero, attualmente quello che manca è questo. Quindi noi sicuramente ci batteremo con voto, tutti, per inserire questi strumenti. Quindi poi sulle grandi opere, e ritorniamo alla partecipazione, a tutte queste cose, è questo. Ci sono anche per legge gli strumenti di partecipazione, referendum, le consulte, ce ne tanti, solo che non sono stati mai applicati. Quindi c'è stato uno sbilanciamento delle decisioni unilaterali, cioè soltanto la parte di chi era all'interno dell'amministrazione. Quindi dobbiamo riequilibrare, diciamo, utilizzando gli strumenti che attualmente ci sono. Se non ci sono, ci rendiamo conto che ne servono altri, quindi interviamo. In questo per ce l'ha, però sì, no, però è una valutazione tramite il referendum previa dei confronti pubblici tecnici, cioè non è che a sentimento mi pronuncio su una cosa. Perché essere tutt'oggi non è una cosa bellissima, quindi la cosa che chiediamo noi è sempre che si facciano dei confronti tecnici pubblici tra chi la pensa in un modo e chi la pensa in un altro modo, e poi sarà il cittadino, una volta sentite i pareri, a pronunciarsi in tal senso. E penso che sia fondamentale questa precisazione, perché altrimenti si rischia di pronunciarsi per esempio contro o a favore dell'euro, sì o contro il ponte, senza aver guardato quali sono i pro e contro di certe scelte. E un'altra cosa che volevo dire, perché magari tante persone si stanno chiedendo: sì, vabbè, ma domani io come posso attivarmi, cosa posso iniziare a fare, perché poi la cosa rimane un po' vaga. Allora, purtroppo c'è da dire, no, perché secondo me questa cosa crea un ostacolo nell'attivarsi. Ci vuole voglia di studiare, ci vuole voglia di studiare, di mettersi in bilancio.